Tutti i giorni noi pensiamo, pronunciamo o ascoltiamo migliaia di parole. Ma nella mente di chi le usa le parole non sono isolate l'una dall'altra e tantomeno ammassate in maniera caotica e confusa, ma formano un grande libro, quello del lessico. Un insieme ordinato e compatto in cui ciascuna parola è in relazione con le altre attraverso una fitta rete di rapporti di significato. Analizziamo queste parole. Ragazzo, giovane, adolescente, ragazzino, ragazzone, ragazzetto, ragazzaccio. Si vede subito che hanno un riferimento comune, la parola ragazzo, che fa da guida. Ognuna di queste parole, a seconda del legame con la parola guida ragazzo, fa parte di una grande famiglia. I parenti per significato, cioè tutte quelle parole vicine alla nostra idea di ragazzo come giovane o adolescente. I parenti per significato e forma, come ragazzino, ragazzone, ragazzetto, ragazzaccio. In quest'ultima famiglia il legame è ancora più evidente perché si parte dalla parola guida e si aggiunge un semplice suffisso che altera il significato della parola riguardo la grandezza, ragazzino, diminutivo, ragazzone, accrescitivo, o il valore, ragazzetto, vezzeggiativo, ragazzaccio, spregiativo. Questo fitto gioco di relazione e di intrecci tra parole che condividono riferimenti di significato prende il nome di campo semantico. I campi semantici sono numerosi e vari, di solito sono costituiti da insiemi di parole che indicano cose appartenenti a specifiche categorie. Ad esempio, biblioteca comprende libro, indice, frontespizio, copertina, dorso, scaffale, registro, scheda, bibliografia. Le parole che condividono un campo semantico, oltre ad avere una parte del significato in comune, possono stabilire tra loro anche altri tipi di rapporto. Un esempio sono le parole auto, macchina, automobile, che in quanto legate da un rapporto di somiglianza di significato, sono dette sinonimi dal greco sion, con, insieme, e onoma, nome, quindi nome che va insieme. Diverso è il caso di coppie di parole come presente assente, partire restare, certo incerto, che esprimono significati opposti, sono detti antonimi, dal greco anti, contro, e onoma, nome, quindi nome che si oppone o contrario. Esistono poi parole che hanno forma identica ma significato diverso, gli omonimi, come narciso, che può indicare la pianta erbacea ornamentale o la persona vanesia innamorata di se stessa. Alcune parole però hanno una forma identica solo dal punto di vista grafico, omografi, ma non fonico, ad esempio pesca con la E aperta indica un frutto, mentre pesca con la I chiusa l'azione del pescare. Attenzione infine alle parole polisemiche, cioè quelle con più significati come granata, arma e colore. Qui l'unico rimedio per evitare confusione è considerare il contesto, cioè le notizie presenti nel testo e fare riferimento alla situazione in cui si comunica.